Saranno due le manifestazioni che si terranno domani a Pescara in occasione del 76esimo anniversario dei bombardamenti che distrussero la città e causarono migliaia di morti nel secondo conflitto mondiale. La prima manifestazione è organizzata dalla presidenza del Consiglio Comunale, la seconda dall'ANPI, in collaborazione con Pescara Bici. L'ANPI era stata semplicemente invitata alla cerimonia organizzata dal Comune, ma esclusa dall'organizzazione dell'evento, così come accaduto in passato. Gli eventi, purtroppo, aggiungo, come lo scorso anno, saranno due. Lo scorso anno ce n'era uno del comune, dell'amministrazione comunale, e uno dell'opposizione che stava in quel comune, in quell'amministrazione comunale, e l'altro, e quest'anno invece ci sarà quella del comune e quella dell'ANPI, che per la prima volta negli ultimi, da quando esiste questa manifestazione che abbiamo creato in qualche modo noi, spinto noi, Pescara a Memoria, per la prima volta sarà fuori dalle organizzazioni. Chiaramente, ecco, ci tengo a dirlo, l'ANPI non è stata esclusa dal Comune di Pescara, come ha detto, perché abbiamo avuto l'invito, al quale abbiamo risposto che saremo presenti col nostro gonfalone, perché è giusto rispondere sempre presenti quando ti chiama le istituzioni, ma non è stata una scelta nostra stare fuori. Ecco, noi quest'anno organizzeremo col patrocinio della provincia di Pescara questa manifestazione, una pedalata come lo scorso anno, con la presenza però, il valore aggiunto, di Mario Massari, attore a livello internazionale. Quindi lo faremo con Pescara Bici, lo faremo con l'altra istituzione che è sul territorio, la provincia di Pescara, a dimostrazione che l'ANPI non divide. Ero presidente del consiglio io del comune di Pescara quando l'ANPI venne a chiedere di organizzare una manifestazione di tipo diverso rispetto a quella istituzionale, che si era sempre svolta la mattina con poca partecipazione davanti al muro della stazione. Quindi, insomma, ci sembrava giusto continuare questo percorso iniziato con loro e con noi al governo della città, un percorso giustissimo che ricorda una tragedia della città di Pescara. Beh, dopo il bombardamento che distrusse questa città del 70%, con un numero illimitato di vittime che non si conosce neanche con certezza, Pescara seppe ripartire tutti insieme. Io voglio prendere, in analogia con questa situazione, voglio chiedere all'amministrazione comunale di Pescara il prossimo anno di tornare indietro e di far curare l'organizzazione all'ANPI, che ha la primogenitura di questa manifestazione, e di fare in modo che questa manifestazione sia sentita e siamo tutti insieme a partecipare. Io personalmente, come consigliere regionale del Partito Democratico, parteciperò alla manifestazione dell'ANPI e parteciperò anche alla manifestazione istituzionale del Comune di Pescara, proprio per dare un segnale.